Lucio Mari critica con grande attenzione, con grande competenza la moda italiana, ma ci ricorda ogni volta durante le collezioni di Milano Moda, insomma quelle che con Parigi fanno tendenza nel mondo, che in realtà la moda propone ma la donna dispone. Siamo dentro la moda fino al collo, anticipazioni estate 2009. Attenzione, istruzioni per l'uso. Va questo, va quello, va quell'altro e quell'altro ancora. Sintetizziamo? La moda propone e la donna dispone, per fortuna. Direttamente dall'Eldorado arriva un carico d'oro destinazione Ermanno Cervino. Sinonimo di lusso e potere, il metallo dei re risplende come preziosa punteggiatura aere verso alla vita di seriosi tailleur. Splendido splendente l'abito lingotto con gli accessori pepita. Stile romantico a furore di gambe che conferma l'eclettismo che domina il prêt-à-porter. I colori, ciò che mi piace molto è l'oro da giorno. Quello mi piace moltissimo. E così è una cosa ottimistica, no? Che fa pensare e sperare in bene, no? In bene, speriamo tutti in bene. Una donna per avere successo oggi cosa deve avere? Come deve porsi? Io, una mia amica che è feroce con me mi ha detto: tu stai zitto che hai sbagliato 3 uomini su 3, quindi proprio tutto, come è successo così? Il successo, io non lo cerco, no, ma poi io c'ho successo, ma lasciatemi andare in pensione. Destinazione Giappone, passando per l'Africa, fra splendidi caftani a ricami floreali ed abiti riecheggianti il kimono si snoda la bella collezione Blue Girl, una sorta di complicità fra tessuto e corpo con licenza di sedurre, perché come dice la stilista Anna Molinari la ragazza è cresciuta. Venezia, la Luna e Roberta Scarpa, ancora una volta un amore dichiarato per la città che è la sua città, echi di minuetto, un fruscio di sete, belle dame metropolitane accarezzate da tessuti preziosi, come dire, anime antiche e perfezioni tecno. Femminilità che fa rima con sensualità, le scollature scendono in zona rischio, Casanova proverebbe, Lucia Mari, Canale Italia.